finita una campagna elettorale, sono arrivate le elezioni, una campagna elettorale che tu hai sviluppato sul territorio a contatto con la gente. Ci hai davvero creduto? Esattamente sì, ci ho messo anima, ci ho messo cuore, ci ho messo passione, ci ho messo soldi, ho tolto molto tempo ai miei familiari, quindi poi dopo la storia che conosciamo, la delusione già avuta con Ferrandelli, avevo creduto in questo ragazzo, avevo creduto in questo ragazzo. Per provare a raggiungere questo obiettivo e mettermi a servizio di questi cittadini Tu, che, ahimè, ho scoperto che non hanno voglia di cambiare. scusi, o oh, scusa Francesco, Prego. più di credere in qualcuno, tu hai creduto inizialmente a te stesso, Certo, al però fatto, sai hai bene. messo in campo uno slogan, diamo voce a chi voce non ne ha. Quindi hai sentito come una parte di Palermo trascurata e per questo hai deciso di iniziare di fare politica. Assolutamente sì, però tu sai benissimo, Massimo, come sanno tutti i telespettatori, che non ti puoi candidare da solo. A qualcuno ti devi appoggiare, a un candidato sindaco, cioè ti deve dare l'ok per poter correre. E quindi dopo le vicende di Ferrandelli ero stato corteggiato da una lista vicina a Orlando che non ho accettato. Poi avevo visto in questo ragazzo, un ragazzo fresco, giovane, e avevo creduto in lui. Quindi la scelta è andata su Ismaele Lavardera proprio per questa sua voglia di far politica partendo dalla sua gioventù. Assolutamente sì, anche perché io ho dei figli anche più grandi di lui e poi anche in virtù del fatto che lui non fosse inizialmente, perché questo è importante da dire, schierato con nessun partito politico come quello di noi con Salvini, la Meloni. Io quando ho accettato, parlando con lui, la candidatura, ho accettato con una lista civica. Poi è venuta fuori questa alleanza che mi è costata cara perché ho dovuto lottare con i cittadini palermitani che sono lontani da questa mentalità di noi con Salvini. Comunque mi sono immerso, ho cercato di convincere i cittadini di fidarsi della persona, del Francesco Benigno persona, insomma andare oltre il simbolo. Tutto questo con la massima passione, il massimo impegno. Quando poi arrivano i risultati inaspettati, che io ancora oggi mi rifiuto di pensare perché insomma, conti alla mano, io ho preso già più voti dei parenti, amici, certificati proprio attraverso le sezioni dove hanno votato, ho preso già più voti di quelli che sono usciti fuori e quindi ho cominciato a pensare che forse la mia campagna elettorale, fatta anche di, come dire, di discussioni relative a molti politici che io ritengo che si siano mangiati Palermo, che si erano alleati a destra e a manca, perché ho capito che l'obiettivo era vincere e non era dare voce alla città, ai cittadini. E quindi a quel punto ho detto faccio del mio meglio, ci ho messo tutto quello che potevo. Arriva la fine. Come ogni campagna elettorale amministrativa, effettivamente ci sono veleni, Mamma mia, succede di tutto. però mi hanno detto che non era mai successa una campagna elettorale come questa di quest'anno a Palermo. Non ci sono precedenti così carichi di veleni. Dopo i risultati o dopo i risultati parziali, si arriva a un incontro tra lei o tra te e Ismaele Lavardera. In realtà io dovevo incontrare Alessandro Fontanini, che è la persona per cui io correvo, perché io correvo col centrodestra per Palermo. C'era questa alleanza di tre simboli, io correvo con Alessandro Fontanini. Io per tutto il periodo della campagna elettorale non mi sono piaciute molte cose di Ismaele Lavardera, non a caso io ho dei messaggi e delle registrazioni audio. Però parliamo un attimino di questo incontro prima e poi torniamo su questo passaggio. Esatto, e quindi
quindi cosa succede? Che non ci eravamo lasciati benissimo perché non avevo condiviso molte sue iniziative. Succede questo, che in precedenza a Pasqua mi aveva contattato due persone che insomma voleva che io li conoscessi assolutamente. Corri che ti devo presentare queste due persone. Andai con Valentina e con mio figlio e mi presentò queste due persone come Caio e Sempreone. Dopodiché invece ho scoperto Valentina, la sua fidanzata, la mia compagna, ho scoperto che questo signore era Davide Parente, e quindi Davide Parenti, e quindi già erano in piena attività. Vedevo che Ismaella Vardera voleva che io andassi nei quartieri popolari, dove io non andavo perché non volevo, magari che capitava, visto la mia professione, l'affetto di tutti i cittadini palermitani, ti puoi magari trovare magari con persone scomode, che ne sai, pagare pegno senza averne nessuna colpa. Mi voleva portare al Borgo Vecchio, insomma le ha provate tutte, perché lui era proprio palesemente impegnato solo ed esclusivamente a fare il suo documentario. Io non lo so, però in questo appuntamento un attimino, noi abbiamo saltato tutto il passaggio dell'incontro, perché tu vuoi partire dalla fine. No, voglio parlare dell'incontro per poi spiegare. Certo, l'incontro è questo: vado al comitato centrodestra per incontrare Fontanini. A un certo punto vedo arrivare Ismaele Lavardera con due operatori che non avevo mai visti. Ma lui era sempre con degli operatori? Un spesso. Operatore era Marco, che io avevo conosciuto, che addirittura mi aveva pure seguito durante un mio aperitivo. E questi due non li avevo mai visti. Entriamo dentro l'ufficio e cominciamo a parlare di quello che era stato l'andazzo di questa campagna elettorale, che non mi spiegavo questi pochi voti, che probabilmente me l'hanno fatto a pagare e compagnia. A un certo punto si è fatto serio e guardandomi con un fare molto arrogante da iena mi ha detto: Francesco, ti avviso fin da adesso che io non ho mai fatto campagna elettorale per diventare il sindaco di Palermo. Il mio obiettivo era girare un mediometraggio, un cortometraggio, un documentario, e ho registrato tutti: Cuffaro, Miccichè, Orlando, Ferrandelli, e addirittura anche tu una volta mi hai detto che se dovessi diventare consigliere comunale avresti dato più opportunità di lavoro a tanti artisti palermitani invece di vedere sempre la solita cricca. E quindi ho detto: in questo che cosa vorresti dire? Che tu ti sei immerso nella politica per interessi personali. Allora lì ho detto: ma questo è matto. Cioè, io mi sono beccato veramente qualunque cosa nei social, da parte dei giornali, di quella gente che magari si diverte ad offendere, a diffamare. E tu, invece di ringraziarmi per tutto l'impegno profuso per questa campagna elettorale a sostegno tuo, tu vuoi travisare un messaggio che dice tutto meno quello che dici tu, con un'arroganza del genere con gli operatori tipo stile iena che ti marcano stretto. Ho detto: no, adesso ragazzi fermiamoci, perché tu qua stai esagerando. Non a caso anche la mia compagna Valentina è rimasta scioccata di questa sua uscita così arrogante. Abbiamo invitato gli operatori, così con molta civiltà, di uscire, e loro non volevano uscire e continuavano a riprenderci, al che Valentina si è alzata, una signora, va verso gli operatori e loro con una violenza la spostano e la fanno andare a sbattere su una scrivania. E a quel punto ho visto che sanguinava, mi sono rivolto io verso i signori operatori, ho preso le due telecamere, mentre io provavo a strappare le due telecamere sono stato acchiappato da dietro alla spalla da Ismaele Lavardera, gli ho dato uno schiaffetto come a dire lasciami, preso le due telecamere e le ho distrutte, riducendole in brandelli. Dopodiché io, visto che sanguinava Valentina, ho chiamato l'ambulanza, io ho chiamato i carabinieri, sempre io ho chiesto al maresciallo di sequestrare le schede che aveva addosso Ismaele Lavardera, e spero che da queste schede esca fuori del materiale, filmato, diciamo. Ma non solo il mio, perché c'erano più di un'ora di registrato, magari esce fuori qualcos'altro. E
sempre io gli ho detto ai carabinieri di approfondire questa vicenda, visto e considerato che era risultato tutto un bluff. Lui ha dichiarato che ha corso per fare il sindaco, diciamo pubblicamente, perfetto, certo. E che la sua intenzione era prima fare il sindaco e poi eventualmente girare un documentario che raccontasse la storia di una campagna elettorale. Massimo, sei un giornalista, tra l'altro, che io stimo molto. Che cosa volevi che dicesse? È normale che per tu arrivare ad avere colloqui, tu hai raccontato con gli altri candidati, devi candidarti come sindaco per poter arrivare all'obiettivo che avete già deciso. Poc'anzi hai parlato di un incontro avvenuto a Pasqua, me lo racconti meglio. Questo incontro qui o lì mi è suonato male, perché mi chiamò, erano le 11 di sera, mi ha detto: corri, siamo qui al Massimo, vieni con Valentina. Io ero con mio figlio che era venuto per le vacanze pasquali, un figlio romano, Manuel, e siamo andati di corsa, ci ha presentati questi due signori, ma non ce l'ha presentati come Davide Parenti e Giovanna, la fidanzata di Davide Parenti. Già questo ti deve fare pensare. Perché mi nascondi che questa persona è Davide Parenti delle Iene? Ci fa riflettere questa cosa. Nella conversazione durante una birra che abbiamo bevuto lì, lui mi incalzava continuamente: ma che t'ha fatto Ferrandelli? Ma che avete parlato di cose strane? Io gli dicevo: ma scusa, ma perché mi stai facendo queste domande davanti a persone che non conosco? Dove vuoi arrivare? E quindi lui era in piena attività documentario e non in campagna elettorale. Riguardo quello che dice lui, io ho fatto tutto, a parte gli appuntamenti istituzionali dove andavano tutti i candidati sindaco di Palermo, sono stati 3-4, i giri con la petta, io ci sono stato un paio di volte, erano 7 minuti, arrivavamo sul posto, prendeva il microfono, cambiamo Palermo e... andiamo via, si montava il video come se aveva fatto il giro del mondo. Quindi contesti anche questo. Quella non è campagna elettorale, non a caso io su questo l'ho sempre pressato, perché gli dicevo: dobbiamo andare a parlare con i cittadini, dobbiamo fare in modo di avere i voti, di essere credibili. Viene Salvini a Palermo e lo porta in un posto che non dico neanche perché facciamo pubblicità, che è palesemente schierato con Orlando. Perché vai lì e non vai dai cittadini che ti stanno sostenendo come io gli avevo suggerito? Perché probabilmente andando lì lui sperava, infatti faceva... Quindi anche durante la campagna elettorale c'è stata una diversità di idee sulle azioni da mettere in campo. Sì, non faceva niente che fosse una campagna elettorale, lo vedeva alle radio ed era preoccupato, addirittura lo rimproveravano perché a lui interessavano le riprese. Era un continuo fare dirette di materiale da mettere insieme per il documentario, e quindi non negasse, non dicesse stupidaggini, perché è palese che ha preso in giro 7.000 cittadini che l'hanno votato, noi 40 consiglieri che ci siamo fatti veramente un mazzo così, abbiamo investito, abbiamo trascurato le famiglie, abbiamo messo anima, passione, cuore, credevamo fortemente in questa possibilità, e lui ci ha profondamente delusi e ci ha traditi e voleva farci addirittura apparire, dopo quello che noi abbiamo fatto per loro, dei presunti candidati per interessi propri. Levamocelo dalla testa. È stato, insomma, giustamente querelato. Prima di iniziare l'intervista mi ha sottolineato alcune cose. Brevemente, sì. Il termine bestia apparso sui social, sul suo profilo, scritto da lei. Questa parola bestia, a cosa era riferito? Questa è una cosa molto grave, ma che spesso vedo in questi giornalettini, perché sono dei piccoli giornalisti, perché scrivono rissa, scrivono attraverso un post che io ho messo nella mia fanpage, avevo definito bestie tutti coloro che secondo me si sono impegnati per fare sparire i miei voti, perché era rivolto palesemente a loro. I giornalisti invece hanno pensato, hanno voluto far pensare, hanno voluto invece dire, storpiando tutto quello che io volevo dire, che il mio bestia era rivolto ai cittadini che non mi avevano votato. Evitando, diciamo, qualsiasi polemica verso giornalisti o verso qualsiasi altra, diciamo, ordine professionale. Questo bestia sicuramente
sta affermando non era rivolto agli elettori. Al 100% e nemmeno ai miei fan della mia pagina, assolutamente no. Un termine mal interpretato. Assolutamente, ma di brutto, perché lo dimostra il fatto che io nella mia campagna elettorale, nel mio social, che anche tu so che segui, io ho sempre puntato il dito contro quella mala politica che si è mangiata Palermo e che purtroppo ancora oggi è col premio di maggioranza, e che quindi io mi rassegno e credo che molto presto andrò via da Palermo. Rissa sì, rissa no. No, semplicemente una reazione a un gesto fatto nei confronti della mia donna, la mia vita, un gentissesso che non si deve nemmeno sfiorare. Sono stato preso dalla spalla e nell'euforia di questa arroganza di tutte e tre mi sono limitato a dare uno schiaffo, e devo dire che col senno di poi sono stato anche rimproverato per averne dato solo uno. La violenza mai, però penso che uno schiaffetto di reazione se lo meritava tutto. Ripeterebbe questa esperienza politica? Sono deluso di tutte quelle persone che hanno detto per 5 anni al sottoscritto che erano stufi di Orlando, che erano stufi di questa amministrazione che poi adesso è sempre la stessa, ma che adesso ha anche il premio di maggioranza. E qualcuno mi ha detto: se avevi 20.000 euro potevi raggiungere l'obiettivo pure tu. Io non compro i voti, io non ho promesso nessun tipo di lavoro, io non ho dato soldi a nessuno, io non ho fatto la spesa a nessuno, ho preso sulla carta quello che sono stati riconosciuti 154-57 voti. Io ritengo che questi 157 voti siano 1570 voti, perché sono stati dati da persone che non hanno nulla a che vedere con quel palermitano che ancora si vende per 10 euro il voto per cambiare la nostra benamata città.